nuovo appuntamento con il mangiare bene, mangiare sano, mangiare dietetico, anche se magari qua dentro la coccinella qualcuno cucinerà un dolce, però si può cucinare un dolce appunto dietetico, è un ossimoro, forse sì, forse no. Ingredienti, Simo, hai qualcosa? Soprattutto la carota, oggi cucineremo, cucineranno e andiamo ad incontrare Sonia e soprattutto andiamo a incontrare le sceffette che ci cucineranno una torta di carote, andiamo a vedere come. Ciao a tutti, ciao Simo, ciao Fabrizio, questa sera una bella ricetta dolce, un dolce sano, la torta di carote. Pensatevi che già nel Medioevo cucinavano la torta di carote, così eliminavano lo zucchero, che a quel tempo i poveri non se lo potevano permettere. Però non parlo più, perché mi hanno detto che sono troppo chiacchierona, le sceffette si sono arrabbiate. Andiamo subito in cucina! Sceffette, sceffette, sono il forno. Ma senti che rumore strano, Fabrizio, Simo! Sceffette, sceffette, qualcosa che parla. Sono il forno. Abbiamo risolto il problema, abbiamo un po' chiacchierato col forno, Sonia ha ripreso possesso della cucina insieme alle sceffette che magari non saranno felicissime, però sono sorridenti e tutto è pronto per la torta speziata di carote, vero Simo? 12 ingredienti, andiamo a vedere come amalgamarli e soprattutto andiamo a vedere quelle manine fatate di Sonia che cosa riusciranno a elaborare. Sonia, andiamo! Eccoci qua, le sceffette non mi volevano, ma eccoci, che bello scherzo che mi hanno fatto. Allora, iniziamo. Ci vogliono 2 tazze di farina tipo 2. Andiamo a mettere subito il cremon tartaro. Che cos'è il cremon tartaro? È un lievito naturale. Andiamo ad aggiungerci un pizzichino di sale, che di solito il sale tira fuori lo zucchero. Un cucchiaino di cannella. Sembrerebbe paradossale, ma il sale tira fuori lo zucchero. E poi lo spiegheremo. Mezza tazza di sciroppo d'acero. Il profumo della cannella che nel frattempo si propaga per tutta la cucina. Iniziamo a mescolare. Mezza tazza di olio di girasole, mi raccomando, naturale. Terzi di tazza di succo d'uva, intanto Petra sta amalgamando, sta cominciando a prendere forma il composto, una mezza tazza di noci tritate, una tazza di uvetta . La buccia di un arancio grattugiata. Ho preso lo zenzero, l'ho grattugiato e ho spremuto il suo liquido e anche questo lo mettiamo dentro. E per finire ci aggiungiamo 3 tazze di carote grattugiate. È sempre più faticoso, sì. Presumo, mescolare, però Petra è forzuta. Intanto Sara con la forza del pensiero gli sta dando la forza, eccole qua, insomma siamo pronte per andare con la forza delle mani o no? Sempre ancora col cucchiaio. Ora
mettiamo il composto dentro questa ciambelliera che è già stata inoliata. Anche questa è un'operazione molto molto delicata, evidentemente. Sì. Vedete come Petra, con l'aiuto di Sara, va a riempire questo stampo, questa forma, no? La classica forma della ciambella. Perfetto, ora andiamo a compattare bene. Ecco fatto. Ci siamo, pronti! E ora bisogna mettere nel forno a 160 gradi per 40 minuti. Ecco la nostra torta speziata di carote finita. 12 ingredienti. In forno per 40 minuti. Difficoltà media. 170 gradi di temperatura del forno. Qualità ottima. Vivere felice.